Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa 16ª puntata della serie North Brabant, anche questa serie in compagnia degli ormai stagisti fissi Red Strike 89, ciao, Ciao a tutti. e Marca, ciao anche a Marca. Ciao, ciao a tutti. Scusate se mi sono distratto un secondo, ma c'è un via e vai di gatti qua che non avete idea perché i miei gatti vanno su e giù dal tetto, quindi avendo un Velux sopra la testa mi sento ogni tanto sfiorare le orecchie. Quindi ragazzi, questa puntata facciamo un silato perché uno perché abbiamo comprato la Trebbia, ma due perché Gas non ci dà, cioè abbiamo comprato la trincia, Gas non ci dà indietro la case, c'era ancora lì in riparazione, quindi l'unica scelta che abbiamo è quella di fare trinciato di mais. O silo mais, oppure se Mark vuole darmi tutti i vari termini possibili per definire il trinciato di mais. Trinciato di mais, silo mais, insilato di mais, quello che Ecco, vuoi. ve lo dico ragazzi perché ormai Mark è diventato tra di noi il prof, Il perché prof, il prof. esatto, perché ogni volta che sbagliamo un termine o non diamo proprio la definizione tecnica corretta, lui interviene subito che ci riprende. E allora è diventato il nostro prof, nonostante sia, credo, il più giovane del gruppo, forse. Eh E sì. mi sa di sì. Eh sì, perché tu, Mark, ne hai 22, giusto? Mentre Red dovrebbe essere un filo più grande, o sbaglio? Vado per i 26. Vedi, allora siamo giusto in scala, è 22, 26, 32, quindi Giusto. siamo giusto in scala. Allora ragazzi, due campi di mais da fare, adesso sperimentiamo per la prima volta in questa serie il silo mais. Ora vediamo se un po' alla volta riesco a prendere dimestichezza con i comandi. Direi di sì. Utilizziamo i due carri che adesso mi sfugge il nome, gli due autocaricanti che abbiamo acquistato, Terra Vitesse e Bergman. Perché teoricamente, adesso chiediamo subito al prof che ce l'ho qui di fianco, dovrebbero essere i carri più idonei allo scopo, o sbaglio? Sì, vanno benissimo, vanno anche bene i carri normali, diciamo. Anche i rimorchi per quelli che usi per trasportare la granella vanno anche bene. Ma queste di solito si usano perché magari hanno più capienza o perché uno ce l'ha e usa quello e Ma è indifferente alla fine. Cioè, questi qui magari possono essere anche un po' più comodi perché hanno un sistema di scaricamento, diciamo, automatico, che ha la catena, il nastro trasportatore all'interno con i rulli Ah, ecco, quindi nella parte posteriore, quindi riesce a scaricare meglio, diciamo. si riesce a scaricare anche in posti dove magari non c'è la possibilità di alzare il cassone o Sì, esatto. Esatto. Allora, pianta subito in mezzo ai piedi e va lì, quindi mi sposterò e farò il giro. Aspetta, va così, torno indietro. Aspetta che passo, Vabbè. eh. No, non passo. Bah, comunque ne stavamo parlando anche dietro le quinte, qua Gas non chiama, non si sa niente, Non ci si può più fidare. non ci si può più fidare, o veramente ha fatto dei danni e ci sta mettendo, ma se non mi spingi magari, Se non vai avanti. ho capito, ma tu ti puoi mettere anche di fianco, non è che sei Adesso un obbligato. attimino. Anche perché da qua e là non so se riuscivo a caricarti sul carro. Sì. Boh, Finché comunque si muove il condotto della trincia, dovrebbe caricare. lui carica. Boh, Red si sta facendo un pisolino, nel frattempo l'ho visto prima col cuscino sotto il sedile, non voleva che lo vedessi, ma ce l'ha. Però non posso neanche fargliene una colpa, mi deve aspettare, poi lavorerà mentre Mark va a scaricare al biogas, che è anche un filo lontano, non è proprio qua vicino. Comunque, tornando al discorso di prima, qua Ogas ha fatto dei danni che non mi vuole dire e ci sta mettendo una vita a riparare. Oppure proprio non saprei che cosa dire. Sono passato nella scorsa puntata a fare gli acquisti quando abbiamo preso questa trincia, abbiamo preso lo Steyr,
la Trevi era lì fuori e boh, sembrava che non l'avesse ancora toccata, però non so, vi è capitato di sentirlo per caso? Proprio zero totale? No. Tu Red l'hai sentito? Niente. No. Niente. Vabbè, diciamo che per adesso qualcosa da fare ce l'abbiamo, speriamo che ce lo dia almeno entro domani, così magari oggi in giornata ce la passiamo a fare l'insilata e poi magari domani facciamo la trebbiatura dei girasoli, se ammesso e concesso che ce la ripari. A che percentuale stai, Marco? Sono al 61. 61, quindi praticamente 61 cosa vuol dire? Circa 33-34 mila litri? Sì, sono a 32 mila litri adesso che sono a 64. Quindi insomma abbiamo già fatto... Sì, fa abbastanza bene. Fa abbastanza, considerando ragazzi che noi non usiamo speed farming, non usiamo nessun tipo di aiuto, direi che la mappa comunque... Solo con cime. Solo con cime. Per ora chimico e un po' alla volta partiremo anche con l'organico, perché bisogna dare anche un occhio all'ambiente, troppa roba chimica non fa bene. Quindi poi possiamo essere anche classificati come azienda bio e non come una normalissima azienda. Chissà se i prodotti bio ci ripagano di più o se essendo contadini ci attacchiamo al tram, quello che ci danno però. Oh dai, ce la pagheranno di più. Eccolo qua. Puoi far manovra? Vai avanti tu. Aspetta che sono contro l'albero, ecco perché non vado avanti. Mamma mia, sti alberi. Eliminare. Prossimo taglio, tagliamo giù un po' di alberi. Siamo a posto. Sì, da un lato sarebbe utile tagliarli, anche perché questa mappa ha il suo peso grafico e non è proprio leggerissima da far girare. Dall'altro comunque fanno anche un po' di... fanno arredamento, se così vogliamo vogliamo dirlo. Comunque sono belli da vedere, è bello passare in mezzo alla mappa e vedere che ci sono tutti sti alberi, un po' di verde. Poi dobbiamo anche respirare, no? Gli alberi producono ossigeno. Anche il mais? Anche... allora aspetta che mi fermo, è meglio che non lo faccio. Vabbè, teoricamente ogni pianta vegetale dovrebbe produrre secondo le proprie piante possibilità dell'ossigeno. Tutte le piante. Dovrebbe assorbire azoto e produrre ossigeno, giusto? Assorbe dall'anidride carbonica. Cioè anidride carbonica, scusate, non azoto. Poi con la luce fa la fotosintesi e però ti viene fuori piana. Come prodotto di scarto l'ossigeno. Alla faccia dello scarto? Eh sì, esatto. Io sono al 96% adesso, facciamo ancora un pezzettino, poi ancora mi allontano. Poi facciamo partire Red. Poi ti do un colpo di clacson. Ok, adesso comunque col drive control esce anche la percentuale che ha nel rimorchio Marco. Sì. Hai ragione, me l'ero dimenticato, infatti dovrebbe essere ormai proprio al 100%, manca poco. Eccolo qua. Grazie di avermi dato un colpetto. Bene, buon viaggio Mark, fate un bel giro a biogas. Grazie, speriamo di non prendere la multa col JCB iperveloce. Esatto, perché quello lì fai 70 all'ora e mi sembra che qua c'è il limite dei 50, perché qualche casa qua e là c'è. Fa attenzione, se vedi in lontananza qualche macchina parcheggiata a lato rallenta, non si sa mai che non siano vigili. Ma io passo per i campi. Tagliamo per i campi, tanto sono tutti tagliati, non patiscono. E allora passa per i campi così si accorge. Si accorge anche di parecchio. L'unico problema del nostro impianto di biogas è che le trince non hanno, cioè sono cieche, non hanno, hanno solo l'entrata, non si può uscire dall'altro lato, quindi bisogna... Le trincee, scusate. Sono in trincea. Il professore. È il prof, ragazzi, è così. Comunque ero in trincea e pensavo alla trincea, ragazzi. Allora, vediamo se riesco a girarmi senza abbattere l'albero col canotto. Mi aspettavo condotto di scarico dal prof invece.
o qualsiasi altro termine si possa usare per definire quel che io chiamo canotto, chissà se si chiama canotto. No, condotto di lancio, termine tecnico. Eccolo qua. Possiamo definire, possiamo chiamare Mark con col titolo di quel telefilm con Marco Columbro, come si chiamava? Caro Maestro, mi sembra. Può darsi. Ecco, lo chiamiamo Caro Maestro così. Ma comunque, sbaglio o queste trincee qua tengono di più rispetto alle mappe originali? No, tengono parecchio. Secondo me tengono sempre sui 900.000. 900.000. 8-900.000. Perché ho scaricato ma si è riempita pochissimo. Percentuale vabbè. Di riempimento quanto ti dà? Non me lo dà. Ah, non te lo dà? No, non mi compare. Ah, forse perché siamo in multi, forse. Esatto, e compare solo a te. Può essere. Ma magari si è riempito pochissimo, però può darsi che magari il play non sia alto, magari è un play basso, quindi potrebbe essere. Vabbè. Boh ragazzi, qua c'è un po' di avanti e indietro da fare, quindi visto che ho già registrato un bel pezzo, direi che magari ci possiamo vedere alla fine del campo, se non addirittura alla fine del prossimo, così vi facciamo vedere anche la copertura della vasca, che non si dirà copertura della vasca. Avanti prof, dai, dici qualcosa. No, invece sì. Porca sì. Miseria, oh. Promosso. Okay. Vabbè ragazzi, mentre noi ci prendiamo un po' in giro, vi faccio saltare tutta la parte della trinciatura. Giusto. E ci vediamo dopo quando magari siamo... Direi che ci possiamo vedere direttamente alla fine del prossimo campo, così... Perché qua sarà un po' lungo da fare. A dopo ragazzi. Ok ragazzi, siamo giunti quasi alla fine del primo campo. E direi che tutto sommato non ci abbiamo neanche messo poi tutto sto tempo, pensavo che ci andasse di più. Tutto sommato abbiamo fatto abbastanza in fretta. Comunque ragazzi, volevo farvi notare che Gas, nonostante ci abbia dato una John un po' vecchiotta come modello, perché non è certo una trincia di ultima generazione, ma mi ha già montato il sensore sul, come si chiama, la rampa di lancio, condotto di scarico, condotto di lancio, sì, condotto di lancio, così praticamente il condotto se ne va per i fatti suoi, non è che sono, che devo star lì io a regolare la direzione, ma va direttamente a puntare il rimorchio. Quindi direi che ci ha fatto un bel lavoro tutto sommato. Un'altra cosetta che mi piacerebbe invece dire, che così una nota su come va, su come funziona Farming attualmente, sarebbe bello, visto che tecnicamente da come è impostato il gioco il biogas è nostro praticamente, non so, io la vedo in questo modo, non entri, esci come vuoi, fai quello che vuoi, se vuoi usarlo da parcheggio lo usi da parcheggio. Sì. Quindi tecnicamente sì, potrebbe essere già di nostra proprietà. Sarebbe bello che ti pagasse non tanto per il trinciato che butti dentro, ma per aspetta che qua spengo tutto un attimo. Sarebbe vero che ci fosse una sorta di cisterna dove il gas viene accumulato. Gasometro. E poi con... faccio finta di niente ormai. E poi... Oh, finalmente Canotto si è fermato. Non so se l'avete visto voi o no, ma andava sempre attorno il un bug che avevo già visto comunque nella serie di FMR 95. Comunque sarebbe bello appunto che si potesse andare a caricare poi con un'autocisterna il gas prodotto e lo si andasse a vendere in un apposito punto vendita e venire pagati lì, proprio a lavoro fatto. Comunque vabbè. Ma guarda che non funziona così nella realtà. Come funziona nella realtà? Nella realtà come funziona praticamente? Viene prodotto il biogas nei teloni là, sì. nei grandi vasconi. Poi questo biogas cosa succede? Viene mandato ad un motore che lo brucia, e questo motore, che si chiama cogeneratore, praticamente bruciando questo biogas produce energia elettrica, e questa energia elettrica viene immessa poi in rete.
e da Ah, quella ecco. ed è così che ti pagano. Oggi ho imparato una cosa nuova. Io vivevo nella convinzione che fosse prodotto una sorta di gas biologico, appunto biogas, Sì, è sempre gas, certo, ma è nell'intento metano. di diminuire, diciamo, l'estrazione dai. Petrolifera, del petrolio. Esatto. Sì, Quindi un. volendo puoi anche farlo, cioè puoi evitare di farlo passare nel cogeneratore, poi puoi purificarlo perché comunque non viene fuori gas metano puro, lo purifichi e poi puoi metterlo anche nelle macchine volendo. Fai Allora, quello che si chiama biometano. infatti, cioè era quello che Fai il quindi, biometano. cioè, cioè si fa, ma non è l'impianto di biogas che fa sto lavoro nella realtà, diciamo. No, però l'impianto di biogas ha comunque un sistema per purificare il gas che poi va nel motore. Quello che produce poi l'energia elettrica. Lo purifica perché comunque ci sono delle parti che potrebbero danneggiare il motore. Ad esempio c'è un gas che si chiama idrogeno solforato che danneggia il motore. Che praticamente è idrogeno e zolfo, e lo zolfo, essendo in polvere, riga i cilindri del motore, e lì sono costi enormi Poi di manutenzione. vai a grippare praticamente, per dirla in parole Sì, povere. esatto, grippi il motore. Allora, Mark dovrebbe essere al pieno. Eccolo qua. Adesso, Quindi voilà. aspettiamo Red. Qua comunque continuo a cristonare dietro a gas, che non mi chiama, non mi dice niente. Adesso sono già 3 o 4 giorni che c'era lì, e voglio dire, per cambiare due cavi ossidati, porca miseria, ma forse anche di più di 4 giorni, perché qua lavorando non ci rendiamo neanche conto del tempo che passa, ma il tempo passa. Vediamo se Red riesce a starmi dietro. Boh, qua speriamo che chiami prima. Aspetta, si sì, dovrebbe. Aspetta che mi stanno chiamando un attimo, che rispondo. Se riesco a tirarlo fuori senza fermarmi, meglio, perché qua abbiamo anche da fare. Eccolo qua. Pronto? Pronto? Iron Farmer? È lei? Sì, Oh, sono io, buongiorno. buongiorno, buongiorno. Volevo Ah, solamente dirle che la trebbia è pronta. Sono gas, non ti avevo gas, riconosciuto. Sì, comunque, ah, sì. ecco, sì. La Ah, trebbia è pronta. la trebbia è pronta? La Oh, trebbia è meno pronta. male, Ci sono stati un po' di piccoli inconvenienti perché ho dovuto ordinare tutti i cavi elettrici nuovi direttamente dalla casa madre. E ci hanno messo un po' di tempo per consegnarmeli. E in più ho dovuto anche cambiare tutto l'alternatore perché era tutto fuso, era tutto danneggiato. E Anche quindi l'alternatore. era proprio quello il problema, che c'era l'alternatore che non ricaricava più la batteria, e quindi all'improvviso poi si è spenta la trebbia. E i cavi si sono ossidati per quale E i cavi si motivo? erano anche ossidati, era tutto da cambiare. Quindi l'ossido era solo dovuto all'acqua che eventualmente ha preso, ma Esatto, il problema esatto. reale stava nell'alternatore. Il problema era. Sì, certo. Era Ho capito. nell'alternatore. Sei già pieno? Ah, no. Quindi, se quando vuole passare a prenderla, venga pure, la troverà lì fuori dallo shop. Sì, Adesso è pronta. adesso sto facendo, sono in trincia, sto lavorando, sto trinciando mais, Ah, bene, e quindi vorrei almeno finire di fare sto lavoro, quindi se non è un problema io la lascerei lì ancora 2 o 3 ore che finisco qua. E sì, poi. va bene. Venga pure a fine giornata, io ci sono. Ah, ok, perfetto. E E ma. altre cose? Sì, ho dato una controllata anche generale alle parti meccaniche e va tutto bene. È tutto perfetto. Ok, perfetto. E nient'altro, e basta. E come costi qua? Come costi è Come. zero perché era ancora in garanzia, visto che è praticamente nuova, è ancora in garanzia. Sì, Ma anche i cavi ossidati, sei riuscito a farmeli passare in garanzia? Oh, ho fatto passare tutto in garanzia. meno male. Guarda, io ti dico la verità, ero preoccupato perché quando l'hai caricata, mi hai fatto un po' soffrire, perché credevo che si fosse anche danneggiata sotto. Ah, no, Ma era tutto a posto. meno male, dai.
Va bene, io ti ringrazio e appena finisco qua me la vengo a prendere, perché dopo ho ancora i girasoli da raccogliere prima che appassiscono. Va bene. È un lavoro da fare, quindi guarda, mi hai tolto veramente un gran peso. Boh, dai, grazie mille, ci sentiamo prossimamente, perché tanto gli acquisti da fare in futuro ce ne saranno sicuramente. Va bene, va bene. Oh, ciao, grazie. Arrivederci, buona giornata. Ciao, arrivederci. Vabbè, ragazzi, meno male che Gas mi ha chiamato. La trebbia è pronta, possiamo andarla a ritirare, quindi quando abbiamo finito qua possiamo tranquillamente passare i girasoli. Oh, vedo dalla mappa che Marco è in arrivo. Sì. Boh, ragazzi, facciamo un altro stop, tagliamo qui il video e così ci vediamo alla fine del campo, poi andiamo a ritirare la trebbia e vediamo se facciamo in tempo anche a trebbiare i girasoli o se lo facciamo nella prossima puntata. Bene, ragazzi, siamo quasi arrivati anche alla fine del secondo campo. Abbiamo fatto anche un litraggio superiore a quello che mi aspettavo, perché non mi ricordo più adesso esattamente a quanto siamo arrivati, ma mi ricordo che sono tanti. Adesso Red è appena tornato, ti ricordi quanto... Ma non ho neanche guardato, sinceramente. Ma credo che dovremmo essere sotto i 400.000 ormai. Sì, sì. Siamo sui 360. Quindi praticamente una volta raccolto tutto questo, a 400.000 ci arriviamo sicuro. Magari anche che non li superiamo. Guardando la registrazione che abbiamo già fatto, ci siamo resi conto che abbiamo chiacchierato come al solito troppo e quindi i girasoli sto giro non li facciamo. Però vabbè, ragazzi, prossima puntata facciamo trebbiature di girasoli e magari la case ce la andiamo a prendere nella prossima puntata, facciamo trebbiature girasoli, raccogliamo le barbabietole che sono pronte da raccogliere, così abbiamo da fare anche per la prossima puntata. E poi, ragazzi, giù di semina, visto che abbiamo comprato anche le seminatrici nuove, raccolto tutto, bisogna seminare. Giustamente. Giustamente. C'ho un ranocchio in gola che sta lottando per uscire, che gratta da tutte le parti. Secondo me è colpa di Gas, quando lo aspettavo sotto l'acqua che venisse a prendere la trebbia, ho preso freddo e adesso comincio ad avere i primi acciacchi di quella pioggia che ho preso. Ti toccherà stare a casa e lasciare tutti in mano a noi. Tranne il conto corrente. Ma soprattutto quello. Soprattutto quello. Dai, facciamo un po' di acquisti. Ah no, che acquisti qua adesso per un po' non compriamo più niente. L'unica cosa che compreremo appena possibile sarà la pala gommata della JCB per svuotare le vasche. Sì. La vasca. La trincea, per essere più esatti. Ma anche vasca va bene. Anche vasca va bene. Volendo sì. Va bene, però. È un termine accettabile. E voilà. Ok, andiamo a scaricare anche l'ultimo carro. Casomai tu, Red, puoi andare con Mark, così iniziate a parcheggiare i mezzi. Ok, facciamoci un giro in prima persona sul JCB. Anche se qualcuno dice che si dice JCB, che non è Mark stavolta, stavolta parlo no. Di John Farmer 92. Ma io anch'io ho sempre detto JCB, però beh, uguale, cioè non credo che faccia tanta differenza, tanto sono sempre quelli i mezzi. Ah sì, ma magari all'estero la pronuncia giusta è questa, quindi dovremmo avere importato il termine, e invece magari qua in Italia facciamo i diversi e... Comunque va bene così. Come vedete sto seguendo perfettamente le strade. Forse ho le allucinazioni, vedo le strade in mezzo ai campi. Va bene così. Allora dovrei girare di qua. Sì, perfetto, sono già dentro.
E così ragazzi vi faccio vedere anche la vasca, vi faccio vedere l'intraggio esatto. E anche che sono cieche, quindi bisogna per forza fare manovre in retromarcia per riuscire a scaricare i carri dentro le vasche barra trincee. Grazie proprio. Prego, prego, non c'è di che. Vai che ce la fai, ottimo. Adesso qui non siamo al pieno della vasca, infatti mi stavo chiedendo se quando saremo al pieno della vasca riusciremo comunque a salire, che retromarcia non è che puoi prendere tutta questa gara in corsa. Bene, ultimo scarico. Apriamo il nostro pannello per vedere a quanto siamo. Compattamento va anche bene. Che sia ben compattato, mi raccomando, Adesso eh. Che non ci sia un filo di aria, se no marcisce tutto. no, no, adesso schiaccio bene, come vedi mi sposto di qua e di là per compattare Bravo. tutto. Vado a bordo vasca di qua che non ci sono ancora andato. Ok, faccio la rasetta per non dire che sono andato proprio contro il muro della trincea. 90%. Qua devo chiedere a Gas se ha per caso se c'è una sorta di rullo compressore apposito per Sì, compattare, che passi dentro, due, tre passate e via. Non batti giù. esiste. Nella realtà esistono e si Quanto usano anche. peserà un rullo del genere? Ma neanche tanto alla fine. Ma forse è il fatto che magari vibrano i rulli che Ma incrementa sì, ma molto. sai cos'è? Che quando passi col trattore, che tu compatti solamente con le due ruote, non compatti con tutta la larghezza del trattore. Esatto, quindi Ne compatti poi, quindi esatto. devi fare 30.000 passaggi per riuscire a Esatto. coprire tutta l'area di Una compattamento. bella copertura di fortuna. No, Eh sì. comunque è giusto. Giusto così. Qua ho usato dei vecchi copertoni che mi ha dato Gas, visto che non me li Giustamente. ha fatti pagare, li ho buttato sopra questi come fermo per tenere giù il telo in modo Giusto, che giusto, giusto. dovesse venire un forte temporale, un forte vento, comunque il telo sta qua. E siamo più che a posto. Siamo già all'1% di fermentazione, quindi dovrebbe starci circa 7 ore di gioco a fermentare. Oh, non mi tagliare il telo con la motosega, che ti mangio io, piuttosto vai a sventrare Red come tuo solito Andiamo a fare, sventare vedremo. Red come al No, solito. no, ecco qua che parte. Boh, la giornata di lavoro è finita, ragazzi, quindi i miei ragazzi si Possiamo andare a sfogano, divertirci. possiamo andare a divertirci. Comunque io sono contrario a sventrare Red con la motosega, quindi direi andiamo subito a cercarlo. Dove si è nascosto? Dove sei? Dove sei che non ti vedo? Aspetta che apro la mappa. Ah, ecco, ecco, è di là. È scappato lontano. Dai, ma adesso lo cerchiamo. Eccolo qua, eccolo qua. Dovremmo... Io non lo vedo, l'ho perso. Con la mappa davanti l'ho perso. Ma boh, ragazzi, niente, io mi vado a cercare Red, che lo sventro insieme a Mark, e poi... Oh, mi sono chiuso dentro. Ah, bravo. Un po' stelliamo. Ah, ecco qua l'entrata. Bisogna. Eccolo qua, è qua dentro ragazzi, eccolo qua. Apritemi, apritemi. Dove siete andati? Dove vi siete nascosti? Qua devo fare in modo che l'ipervelocità posso usarla solo io, che non va No, bene così. non vale, se Dove no. sei? Boh. Dove sei? Niente, non si fa trovare, l'ipervelocità ci frega. Ah boh, allora sventro Mark, allora vieni No, qua. no, non c'è, vieni qua, vieni. Ecco, colpetto a lui, a posto. Allora ragazzi, come vedete giochiamo nel gioco, pensa, è incredibile, riusciamo a giocare nel gioco. Comunque, mentre cerco di segare le gambe a Mark, ringrazio Mark per la fettatina che mi sta dando. Ma di niente.
Quando vuoi. Ok, il Red Strike è quasi qua. Beccati questo. Quasi quasi non lo ringrazio perché non si fa prendere. Qua, ok. No. Grazie anche a Red Strike che mi ha dato una mano questa sera. E noi ragazzi ci vediamo nella 17esima puntata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Cioè, sono troppo impegnati per finire per salutarmi.